siamo venuti al Money 2020 lo scorso anno per anticipare un trend importante, quello dell'open banking. Lo scorso anno si parlava soprattutto di PSD2, che è un elemento ovviamente molto rilevante, ma noi abbiamo pensato da subito che l'open banking fosse il principale risultato, il principale obiettivo di questo tipo di trasformazione. Quest'anno si parla soprattutto di open banking e di challenger bank, cioè di un nuovo modo di fare banca. Bene, nelle caratteristiche di Fabric c'è quello di anticipare possibili trend evolutivi. Noi stiamo costruendo su una piattaforma open banking una challenger bank, quindi stiamo mettendo insieme due concetti fondamentali: cambiare il modo di fare banca in una maniera aperta. I trend più interessanti presenti quest'anno a Money 2020 sono sicuramente l'open banking, con la nuova normativa che entrerà in vigore a settembre, ma ho visto che anche le challenger bank sono molto presenti e i servizi connessi a questa offerta cominciano a diventare rilevanti. Vediamo a Money 2020 una presenza rilevante di retailer, soprattutto del settore fashion e quant'altro, perché nel tempo quello che abbiamo visto è un'evoluzione sia da un punto di vista strategico sia da un punto di vista infrastrutturale del mondo retail nel portare l'omnicanalità. Riteniamo che il momento sia maturo e riteniamo quindi ancora più importante fornire soluzioni di pagamento che vadano a intercettare questo trend. Un anno fa siamo stati qui per lanciare Fabric, oggi siamo qui per fare in modo che Fabric diventi un progetto veramente europeo. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere, entrare in contatto, creare le condizioni per sviluppare una piattaforma open banking non solo a livello italiano, ma anche con le principali fintech e banche europee. Probabilmente il posto giusto dove essere in questo momento per andare out of the border, fuori dai nostri confini. Perché è una fonte incredibile di stimoli, di idee, di possibilità di vedere come si sta muovendo il mercato e di imparare dai migliori player dell'industria. La partecipazione a Money 2020 è per noi, come team del Fintech District, un momento importante per rafforzare il concetto di internazionalità, per la nostra presenza sui mercati e per portare un'offerta in remoto che sia rivolta sia a startup che vogliano entrare all'interno della community italiana, sia a corporate member che vogliano conoscere meglio sia il mercato italiano che il mercato europeo. Per questo il nostro obiettivo è di essere qui con due offerte dedicate a queste realtà e valutare se siamo pronti a portare valore anche al di fuori del mercato italiano. E ovviamente per un drink di networking.